è il tuo nuovo romanzo in cui la figura di Perlasca è centrale. Perché Giorgio Perlasca è ancora così attuale? Giorgio Perlasca nel 1944 a Budapest, fingendosi ambasciatore spagnolo, ha salvato 5.200 persone. È un insegnamento universale. Ogni giorno ognuno di noi si trova di fronte al poter fare la cosa giusta. Lui ci insegna che è possibile farlo. Il romanzo racconta la storia di Alice, che è una ragazza che frequenta le scuole medie e che si trova in una situazione di bullismo in classe. Lei in realtà non è né la bulla né la bullizzata e non sa come comportarsi, se denunciare, se, come dire, reagire oppure se far finta di niente. Deciderà di sfogarsi, di confrontarsi con una sua vicina di casa, una signora di circa 60 anni che ha origini ungheresi e che è stata salvata da Giorgio Perlasca molti anni prima, nel 1944. Questa signora si chiama Brigitte e, come dire, sfrutterà questa occasione per poter raccontare ad Alice che cosa è stato e che cosa significa essere vittime di violenza e soprattutto non avere nessuno che ti vuole aiutare. La storia di Perlasca, tra l'altro, ci insegna anche che il bene alle volte non è nemmeno che lo devi pensare, no? Viene da fuori da solo. Beh, la sua reazione così automatica in una situazione tanto difficile ci insegna tanto. Quella bugia che lui racconta, mettendo anche a repentaglio la propria vita, in realtà poi salverà 5.200 persone. Tu stai portando in giro questo libro nelle scuole. Sì. Che cosa viene fuori da questi ragazzi quando tu racconti questa storia? Beh, c'è molto stupore, no? Lo vivono un po' come se fosse davvero un supereroe in carne e ossa e magari provare a esprimere il che cosa farei io se mi trovassi in quella situazione, quindi è un buon modo anche sia per gli insegnanti e per loro per ovviamente confrontarsi con qualcosa che può succedere. Grazie Sara, i miracoli esistono, grazie, buongiorno Mattino. Grazie.